La grande guerra degli italiani e dei tarantini, combattenti, martiri ed eroi. Un'iniziativa, un incontro organizzato dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, UNUCI, sezione di Taranto, sezione tenente colonnello Renato Dario Lupo. Sono in compagnia del presidente della sezione di Taranto, il tenente appunto Francesco Bardarè. Un momento importante. La memoria da onorare di tanti italiani e di tanti tarantini in particolare che hanno versato il loro sangue per la patria. È un merito, un plauso particolare a quei tarantini che davvero col loro sacrificio hanno voluto rafforzare questo legame fortissimo tra Taranto e la patria, un legame che da secoli contraddistingue la nostra città. Sì, e il convegno si inserisce in quelle che sono le attività sia istituzionali che storico-culturali del nostro sodalizio. Viene fatto a 100 anni di distanza dalla conclusione appunto della Grande Guerra che ha, come sappiamo tutti, per cui abbiamo pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane, ma anche da un punto di vista dello stravolgimento geografico dell'assetto europeo. Noi stasera non vogliamo celebrare la guerra, vogliamo semplicemente dare valore, come ha detto lei, a quei tanti sacrifici, quei tanti atti eroici che hanno fatto i nostri combattenti. E quindi la zoomata di stasera è soprattutto sul contesto tarantino, sul contesto. Io sono felice stasera per i due relatori, per la disponibilità squisita dei due relatori, la professoressa Musardo Talò e il professor Guida, l'avvocato Guida. Sono presidente e vicepresidente dell'Istituto di Storia del Risorgimento Italiano. Senz'altro ci daranno delle informazioni da approfondire e sono anche felice per l'intervento dell'alto comando della Marina Militare nella persona dell'ammiraglio di divisione Vitiello. Una grande partecipazione, davvero il ricordo di chi non c'è più, di chi si è sacrificato è molto sentito. Come ho avuto modo di dire in altre circostanze, è un ricordo destinato ad imperitura memoria. Senza dubbio, io ritengo che la serata sarà veramente molto molto interessante e ci offrirà degli spunti, ci consegnerà degli spunti da approfondire assolutamente.